Ciao ragazzi, il nostro motto di oggi è: se il copyright non ce l'hai, caparezza non lo fai. Allora, come avete potuto ben vedere, il video di caparezza che mi spesi è stato ribollato e quindi è nero. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ed è disponibile soltanto da computer fisso. Va bene, d'accordo, ok. Perché siccome fare un video non ci vuole tempo, no? Perché noi facciamo un video e poi chiaramente non è che passiamo le ore a fare il montaggio, passiamo le ore ad editare il pezzo, passiamo le ore ad editare la batteria, passiamo le ore intere a mettere sia la traccia che vada appunto di pari passo con il video. No, noi non perdiamo tempo a fare queste cose, quindi vabbè, grazie YouTube che ci dà la possibilità a noi di esporci e di far vedere agli altri quello che vogliamo fare e che sappiamo anche fare. Questo non è un problema comunque, perché risolverò presto questi tipologi di problemi. Ora vedremo se riusciremo a trovare un modo, ma non credo, anche perché ci hanno provato in tanti a cercare un modo per battere questo copyright, che poi tra l'altro, se voi ci pensate ragazzi, cioè è una cavolata, perché mettiamo caso che io, che ne so, ho un mio mito, no? Perché ho un mio mito e ho voglia di suonarlo, no? Ora è chiaro che per suonarlo devo trovare per forza una traccia originale, perché non posso adattarmi sulle famose tracce MIDI o le drumless che sono suonate da schifo e hanno un audio veramente penoso. È chiaro che una persona, se vuole in qualche modo suonare su una base, ha bisogno di una base che abbia un senso. Ok, quindi ci sono dei trucchetti che secondo me non valgono più, per esempio il trucchetto di aprire Logic Pro X, aumentare di un semitono, aumentare di poco la batteria, i beat e le cose. E chiaramente ormai YouTube è talmente aggiornato che difficilmente riuscirà a darci questa nostra possibilità. Quindi comunque in qualche modo, vabbè, YouTube è anche un'interfaccia particolare. Però l'unico modo che ho forse per farvi vedere questo video è praticamente quello di fare il video nel video, nel senso di riprendere il mio video mentre lo sto appunto, cioè farvi vedere il mio video mentre lo sto riprendendo con il mio cellulare, sperando che anche in questo modo ciò non possa accadere. Allora scusate se guardo strano, ma non riesco a capire, siccome il mio telefono mi sta riprendendo, non riesco a capire bene dove sta la telecamera, perché il telefono è nero e quindi automaticamente non vedo bene dove è la telecamera. Comunque non fate caso. E nel frattempo io, ecco, sarò polemico, fate come volete, ma per esempio a me è capitato con Ti fa stare bene, sempre di Caparezza, che come avete ben potuto vedere è stato un video che ha raggiunto tot visualizzazioni, le ha raggiunte senza spenderci un centesimo e le ha raggiunte senza problemi di copyright. Ciò significa che grazie a Dio è stato possibile spammare questo video, spammare, farlo vedere a tutti quanti voi e quindi in qualche modo dare la possibilità di far crescere questo tipo di cosa. Vi racconto il video mentre sta andando a volume basso, in modo tale che YouTube forse non sgamerà quello che, non lo so, quello che potrebbe essere. Comunque cercherò di, perché sarà, in questo modo è anche difficile affrontare gli argomenti che a me piacciono, perché chiaramente ci sono degli artisti per cui non esistono basi, non esistono drumless, non esistono tracce che hanno veramente un senso e per cui c'è, e su cui c'è gusto a suonare, capito? Cioè io non è che vado a suonare, non è che faccio la cover di Caterina Caselli, con tutto il rispetto per Caterina Caselli. Bisogna che YouTube, ragazzi, ci dà la possibilità a noi, a prescindere dal copyright, che si trovi una soluzione, che si possa trovare una divisione di guadagni, di spese, a parte la monetizzazione, che quella ormai è una cosa saputa e risaputa, però che ci possa dare la possibilità di condividere la nostra passione anche con un pubblico, no? Ok? Perché cioè, se io devo prendere una traccia di Caparezza, perché magari io sono un grande amante di Caparezza, ok? E io veramente, a me piace tantissimo Caparezza, non posso andare a prendere la traccia MIDI che fa cagare. È chiaro che tu prendi la traccia originale e con qualche piccolo compressore vai a tagliare quelle che sono le frequenze giuste per non far uscire troppo il pezzo e vai a suonarci tu sopra. Però così, per favore, YouTube, non fa così. Perché se no abbiamo tutti i canali veramente, cioè, neri, cioè un cimitero di video. Dovreste essere contenti che ci sono delle persone che magari suonano, e dico suonano, ok?
le canzoni. YouTube va grazie anche a questo, va grazie anche ai musicisti che fanno le cover, perché io ho visto cover con milioni di visualizzazioni. Cioè, ringraziate Dio che c'è chi fa ancora le cover. Ringraziate il Signore. Ragazzi, vi saluto, ok? Scusate la polemica, ma non fate caso, sembro strabico, ma perché non riesco a capire dove sta la telecamera. Comunque, ci sentiamo presto. Ora proverò a fare questa cosa, il video nel video. Ciao ragazzi.